Amici, ciao! Martedì Wire! Eccomi qui, infatti, in manica di lavoro, in manica di camicia, per realizzare un componente Wire di grande importanza, perché è quello che definisce i lavori un po' più raffinati. Eppure è talmente facile da realizzare. Si tratta di una spirale montata su un filo facendone un'altra spirale, una spirale spiralata, più difficile da dire che da fare. Amici, seguite questo breve e facile tutorial. Intanto vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace se vi è piaciuto il video, ad azionare la campanella per ricevere le notifiche da questo canale e a diventare miei mecenati se volete sostenere il canale per fare in modo che diventi un canale punto di riferimento per tutti gli artisti e gli artigiani di questo mondo. Oggi la voglio sparare grande, come si fa? Offrendomi un caffè. Tutti i link nell'info box. Grazie, ci vediamo dopo il video, dopo il tutorial, anzi. La prima cosa che sto facendo è quella della spirale, è la spirale. Sto avvolgendo in pratica un filo sottile, è uno 0,4, attorno ad un corpo centrale che in questo caso è 0,8. Allora, vi dico subito che se avessi avuto a disposizione i fili che considero giusti, avrei utilizzato uno 0,3 sopra ad uno 0,5, massimo 6. Ma questi sono i fili che ho a disposizione, va bene lo stesso, va bene anche fatto, realizzato in questo modo, il componente spiralato. Però se volete un lavoro più di fino, più piccolo, ad esempio per la bigiotteria, rispettate questo rapporto 0,3-0,5, che secondo me è ottimale. Allora, ripeto, sto utilizzando invece, io mi trovo nella situazione di utilizzare lo 0,4 su un corpo 0,8, verrà bene lo stesso, non abbiate paura. Ci deve essere sempre uno scarto comunque che permetta di avvolgere un filo piccolo su un filo più grande, evidentemente. Ho già fatto un bel pezzo, che è questo, da questa mano a quest'altra. Allora, non vi ho mostrato tutto quanto perché è molto semplice, la spiralatura è così, si fa in questo modo, facendo i giri molto vicini l'uno all'altro, in questo modo, e con un filo centrale che sia ben diritto, ben disteso. Poi posso lasciare una piccola coda. Qui calcoli matematici precisi non ce ne sono. Sono certa che qualcuno sia riuscito anche a ricavare delle formule, eccetera, ma io non ho questa visione, quindi vado molto ad occhio. Ho fatto un tratto di filo spiralato così. Allora, adesso conserverò la parte centrale, il corpo centrale del filo, e me ne serve, diciamo, almeno il doppio rispetto a questo tratto spiralato. Quindi vado un po' ad occhio, però almeno il doppio per la prossima operazione. Quindi srotolo il rocchetto. Srotolo il rocchetto, voi non potete vederlo in questo momento, ma ho sicuramente raggiunto il doppio della parte spiralata e taglio. Quindi veramente un lavoro molto ad occhio, molto di pratica. Questa parte poi va, prima di essere utilizzata, va raddrizzata, deve essere diritto il filo, ok. Allora, adesso torno all'inizio. Lascio che ci sia un pezzo, un tratto, questo è anche molto lungo se vogliamo, di avanzo del filo centrale, perché ora mi servirà, mentre questo lo posso tagliare anche subito dopo, non importa, questo lo posso tagliare perché non mi interessa conservarlo, lo posso appiattire sulla sua base. Seconda parte del lavoro. Mi serve un filo di un diametro superiore a quello che ho utilizzato finora, quindi 0,4 e 0,8, maggiore, in questo caso è un millimetro. Direi che la distanza di un paio di misure tra un filo e l'altro sia sempre abbastanza ideale in questo tipo di lavoro. Comunque voi fate sempre delle prove, perché comunque
provare, sperimentare, è alla base della tecnica wire. Allora prendo il filo con la spirale dalla parte in cui ho lasciato un piccolo tratto, questo è anche, devo dire, abbastanza grande, ma comunque dalla parte con il lato libero, vedete, inferiore, e comincio a fare un'altra spirale. Come avviene? In questo modo. Avvolgo il filo da 0,8 attorno al filo da un millimetro, faccio qualche giro, 2/3 giri di sicurezza, li avvicino il più possibile, se è il caso avrei dovuto avere la mia pinza a punte curve, ma va bene, se è il caso avvicino, vedete? Ok, poi aspetto prima di tagliare qui, aspettiamo sempre che non si sa mai. Cominciamo ad avvolgere la spirale, il filo già spiralato attorno al corpo centrale da un millimetro. Allora, può essere un pochino difficoltoso, per quello che vi consiglio, se avete la possibilità, di usare fili partendo da 0,3 montato su un filo da 0,5 che poi verrà montato su un filo da 0,8. Io sto usando fili un po' più spessi, infatti adesso devo stare attenta perché potrei perdere il controllo della regolarità di questi avvolgimenti. Vedete? La spirale, mano a mano che noi facciamo questa spirale, chiaramente gli anelli della spirale si allargano, è per quello che vi ho fatto tagliare un tratto di filo da 0,1 piuttosto lungo. Vediamo se riesco ad avvicinarli. E continuiamo così fino alla fine. Ecco, vedete? Saranno circa 10 cm, non di più, quindi ci vuole veramente molto filo per fare questo tipo di lavoro. Ok, poi potete sperimentare e provare con diametri diversi, per esempio per una collana sta molto bene che i fili siano di una certa dimensione. Naturalmente ne va della difficoltà della lavorazione se è manuale, se è completamente manuale. Dovete scegliere fili morbidi, cotti, come si dice correttamente. Allora, arriviamo alla fine. Una volta terminati i giri, facciamo lo stesso numero di giri, qui sono anche molti a dir la verità, dell'inizio, quelli per fermare il lavoro, li facciamo da questa parte, che sono circa, diciamo, 4, circa 1, 2, 3 e 4, in questo modo. Ok, qui forse ce n'è uno di più. Poi anche di meno, direi che ne avrei potuti fare, ma comunque va benissimo. E tagliamo, ok? Tagliamo, rifinite le estremità, questo lo sapete già, l'abbiamo fatto tante volte, e abbassiamo in questo modo. Adesso il pezzo sarebbe anche fatto, se vogliamo, possiamo ancora avvicinare tra di loro i giri, guardate, già molto bello, esteticamente veramente molto bello. Però si può fare ancora qualcosa per renderlo ancora più bello. Aggiungiamo un filo abbastanza sottile per la decorazione finale. Normalmente il filo che si usa per la decorazione finale, per completare questo pezzo, è un filo di una misura, di un diametro di circa 0,5, anche 0,6, ma possiamo utilizzare, nulla vieta che si utilizzi anche un filo da 0,4, come nel mio caso, cioè molto più piccolo, quindi con una rifinitura più delicata, meno evidente. Allora, come faccio? Prendo il filo da 0,4. Intanto devo indovinare la direzione della spirale. Cosa vuol dire? Che una spirale può andare in senso orario o antiorario, e se non faccio la prova, passando in mezzo alla spirale con il filo, ecco, non lo so praticamente.
potrei sbagliarmi, quindi preferisco agire in questo modo. Guardate, faccio un tratto, ok, ho coperto un tratto di spirale, o meglio sono andata tra i giri di questa spirale e solo dopo avvolgo l'estremità con una serie di giri regolari in modo che siano esteticamente discreti, in questo modo. Poi vado sul filo nudo, faccio un paio di giri ancora e mi fermo, e adesso posso anche tagliare, ok? Quindi avete capito cosa ho fatto? Per evitare di sbagliare l'inizio, l'attacco del filo ultimo per decorare la spirale, ho cominciato ad avvolgere la spirale stessa, così non ho sbagliato il verso, non sono andata a sinistra mentre dovevo andare a destra e viceversa. E poi continuo, posso continuare a questo punto, non ci sono più problemi. Passo in mezzo ai giri, devo solo collocare il filo tra un giro e l'altro e niente più. Guardate com'è elegante questa semplice rifinitura che prevede soltanto che un filo passi tra un giro e l'altro, in questo modo, vedete? Soprattutto là dove le maglie sono più strette, in questo modo, oppure, molto più semplicemente, facendo girare il pezzo così, così è ancora più facile. Vedete? Qui c'è un gap tra un giro ed un altro e toglie un po' di armonia, però l'importante è che si capisca il meccanismo. Ecco qua, siamo arrivati alla fine praticamente. Siamo alla fine e adesso dobbiamo semplicemente concludere come abbiamo fatto all'inizio, con una serie di giri paralleli a coprire. Questo è il pezzo finale. Come vedete ci vuole molto filo per fare un componente di questo tipo, che però è un componente molto bello, molto versatile, che si adatta a tantissimi lavori e può essere utilizzato anche da solo per realizzare un braccialetto, una collana, eccetera. Grazie amici per aver seguito il tutorial, ci vediamo venerdì con Do It Yourself, martedì Wire, giovedì gnocchi, venerdì Do It Yourself, grazie, alla prossima, io vi aspetto, non mancate, e ditemi se siete riusciti a fare questo pezzo che però è veramente molto facile. Ciao!